Siamo qui con Gianni Savio, team manager del Droni Feedermac. Gianni, in questo giro i tuoi ragazzi sono sempre in fuga. Sono molto coraggiosi come l'anima della squadra. Sì, noi abbiamo la combattività del nostro DNA. Complimenti ai ragazzi perché hanno sempre interpretato perfettamente le disposizioni che abbiamo impartito nella riunione tecnica. Praticamente siamo sempre stati in fuga. Signore, un applauso perché la proprio 76 perché vediamo che per vincere occorre attaccare da lontano. Non a caso in questo giro parecchie fughe sono arrivate. E quindi ho sentito continueremo un altro protagonista. Ci è mancato un po' di fortuna perché un successo Mi è simpatico il signor Pietro. Ho scaccato sette chilometri. La nostra postazione poi al Giro d'Italia nel 2020 Franco Pellizzotti ha raggiunto la ieri Franco Pellizzotti di solito nella terza settimana dà sempre meglio di sé. Sì. Ieri abbiamo visto che nonostante non avesse troppe gambe comunque ha messo il suo solito coraggio provando prima di Perarolo e ed è stato ripreso alla fine di meno di un chilometro di riguardo. Franco impersonifica il vero capitano, è un esempio per gli altri corridori, professionista vero, è uscito di classifica perché ha avuto problemi, ha avuto i crampi nelle prime tappe, però ora interpreta la corsa per parlando un po' andando fuori dal tema giro, il problema con la federazione venezuelana, siamo ancora ho ricevuto una telefonata proprio ieri dal presidente della federazione, mi attendono a metà giugno nel corso della Volta in Venezuela e mi ha detto per fortuna è stato cambiato il ministro e questo nuovo ministro è persona responsabile che ha detto che intende definire la questione. Perfetto, ultima domanda, noi di Cicloweb apprezziamo molto John Ebsen, però ha avuto abbastanza problemi nella prima parte dell'anno. Sì, cosa ci puoi dire? John Ebsen ha avuto vari problemi, non si trova in condizioni fisiche non solamente ottimali, ma anche solo sufficienti per poter affrontare corse di un certo peso. Si sta preparando, speriamo di recuperare. Potete lavorare insieme su questa domanda. Grazie.